Ethan, aspetta! Io non ce la faccio più! Va bene, fermiamoci. Oh, ti ringrazio. Adesso sei pronta per la prossima prova. Cosa? Che cosa vuoi che faccia? Saltelli in ginocchio. Non arrenderti dopo solo due gradini. Sì, è facile per te. Saltiamo la corda, 30 minuti. Camminata con sandali di ferro. Ma perché? E con questo allenerai il tuo potere. No! Credi davvero che tutta questa fatica sia necessaria? Ascolta, sei una ragazza debole. Prima di tutto hai bisogno di diventare più forte per poter usare i poteri divini. Lo capisci o no? Bene così, l'allenamento della mattina è terminato. Se pensi davvero che sia così fragile, allora facci un po' più piano, d'accordo? Su, in piedi. Cambiati e fa colazione o farai tardi per la cerimonia di apertura. Arrivo. Oh, grazie mille. Aspetta, Karin. Vengo anch'io a sedermi con te. Mi stavo chiedendo una cosa. Quel maggiordomo è l'unica persona adulta che c'è in questo posto. Sì, lui si occupa di tutte le faccende di casa qui da noi. È come uno di famiglia. So che Emily è un'orfana insieme a Keaton. Ma chissà cosa sarà successo ai suoi genitori. Probabilmente è una domanda che dovrei evitare, almeno per ora. Ecco! Ho preparato queste omelette. Spero tanto che ti piacciano. Fantastico! No. E ora che cosa c'è? Abbi pazienza ancora un attimo, Karin. Diciamo tutti insieme grazie per questo pasto prima di cominciare. Scusa, mi dispiace tanto. Bene, allora... Grazie per questo pasto! Ma è squisita! Emily, sei davvero una cuoca bravissima! Mi fa piacere che ti piaccia. Se vuoi posso darti anche la mia porzione, ecco, tieni. No, quella è mia! Ah, già! Anche questi spinaci sono squisiti! Visto che ti piacciono così tanto, se vuoi posso darti anche la mia parte. Coraggio, ma prego. Quelli sono miei! Ops! Karin, aspetta un attimo. Sì? Hai della salsa di soia sulla guancia? Non preoccuparti, te la tolgo subito. Che situazione imbarazzante. Sii un po' più gentile, Keaton. Keaton, caro, anche tu hai un po' di salsa di soia sulla guancia? Te la tolgo io. Sbaglio, questa volta non trovi niente da dire? Smettila. Oh, è davvero meraviglioso. Siamo proprio come una famiglia felice, non è vero, ragazzi? Una famiglia? Già. Scuola privata, scuola media. Non mi sarei mai neanche sognata di poter venire un giorno a studiare qui, in una scuola così importante e famosa. Non è stato semplice farti ammettere. Vuoi dire che avete pagato per farmi entrare? Non intendevo questo. Ah, non importa. Quello che conta è che sono stata accettata. Cosa? Voglio godermi questa nuova vita. Sì! Ah, femmine. Cosa? Le sue fan? Sai una cosa, Keaton? Siamo nella stessa classe. Noi siamo nella stessa classe. Ah, io no! E mi dispiace così tanto. Che sfortuna. Ma intanto divertiamoci insieme. No. Oh, Keaton, come mai sei così freddo? Così freddo? Ma sei anche così bello? Sì, anche così bello. Non mi dire che sono del suo fan club. È sempre stato così fin dalle scuole elementari. Io non posso crederci, quel tipo offende sempre tutte le donne. Ma guardatelo un po', che spudorato. Si merita proprio una punizione divina una volta per tutte. Ti seguiremo ovunque. Ed ora il presidente del consiglio degli studenti darà il benvenuto ai nuovi arrivati. Congratulazioni. Benvenuti nella nostra scuola, nuovi studenti.
Sono Simon Harrison, il vostro rappresentante. Oh, ma quel tipo è il quattr'occhi arrampicatore! Il nostro nemico è il presidente del consiglio degli studenti. Devo escogitare subito un piano insieme ad Emily e Keaton. Oh no, vorrei tanto sapere dove sono andati a finire tutti. Oh. Ehi ragazze, scusatemi. Avete visto Keaton per caso? Oh. Keaton, hai detto? Come osi anche solo pronunciare il suo nome? Sei venuta a scuola con lui, eri con lui all'entrata, ti ho visto! Ti abbiamo visto! Chiariamo le cose. Tu sei appena arrivata in questa scuola e noi lo conosciamo da molto tempo prima di te, quindi stai attenta a come ti comporti. È un po' troppo presto perché tu ti possa prendere certe confidenze. Ti è tutto ben chiaro? Sì, grazie del consiglio. Quella sembrava proprio Karin. Vorrei tanto sapere dov'è Keaton. Oh, Emily! Karin, ti stavo cercando. Scusami, per caso hai visto... Lei è Karin? Ah? Sì, proprio così, esatto. Lei è Karin Anazono. Piacere di conoscerti. Ciao, il piacere è tutto mio. Ti presento Mindy, siamo amiche fin dai tempi delle scuole elementari. Ah, a proposito, ti ricordi Mr. Gomilla alle elementari? Mr. Gorilla vuoi dire? Sì, proprio così. Allora raccontami, sono curiosa, che cosa ha fatto Mr. Gorilla? Beh, una cosa molto buffa. Conosciamo da molto tempo prima di te. Oh, Emily, a proposito, ti ricordi Mr. Gomilla alle elementari? Cosa mi aspettavo? Hanno vissuto tutta la vita in questa città. È ovvio che abbiano amici e conoscano molte persone. Ma io non ci avevo pensato. Per questo non sono preparata. Aveva detto che eravamo come una famiglia. E io ci speravo proprio. Sydney. Mi manchi tanto e mi sento molto, molto sola qua giù. Stai piangendo? Oh! Lo sai che le ragazze non sono carine quando piangono. Oh. Oh. Io l'ho trovato. È proprio lui. Non pensavo che sarei mai riuscita a trovarlo. Mi ero arresa, ma mi sbagliavo. Il mio principe azzurro esiste davvero. È lui, è lui. Daniel, allora l'hai vista? Sì, ma davvero dici che quella ragazza è una dea? Sembra un tipo così normale. Lo vuoi scoprire da solo? Keaton! Oh! Emily, sei qui! Volevo raccontarti una cosa. Non c'è problema. Torno a casa da sola. Ma sono felice perché finalmente ho trovato il mio principe azzurro. Sono felice, mi sembra di volare. Ta-ta-ra-ta-ta. Ta-ta-ra. Spero di riuscire a rivederlo. È molto difficile credere che... Chi sei? Io non ti conosco!
Allora mi presento. Io sono una dea. Ma che cosa stai dicendo? Significa che esiste un'altra dea. Esatto. Sei sorpresa, Karin. Oh, ora ricordo. Il quattr'occhi sull'albero ha fatto la stessa cosa. Forse non è lei, anche se il fatto che riesca a vedermi mi dà molto fastidio. Oh, no, no, e adesso che cosa faccio? Non ho altra scelta, devo trasformarmi in una dea. Ma come? Oh no, accidenti, io non so come si fa! Devi desiderare di proteggere. Vediamo un po', che cosa vorrei proteggere? Voglio proteggere me stessa, sono una dea! Energia dell'anello! È davvero lei? Si è trasformata. Finalmente adesso sono pronta per poter combattere. Se sei una dea, dimostralo. Vai, freccia della notte! Non posso crederci, mi hai bruciato tutti i capelli. Come hai osato farlo? Hai bruciato tutti i capelli biondi di una dea. Ma che dea rumorosa. D'accordo, posso farlo anch'io. Potere della luce! Ma come? Non succede nulla? Dai, ti prego, fa qualcosa! Adesso ci riprovo! Potere della luce! Non succede niente, non capisco perché! Oh! Ma certo, le ultime due volte c'era Keaton con me! Deve essere così, non posso farlo da sola! Vediamo di non sprecare altro tempo. Addio! Keaton, aiutami! Keaton! Alla fine sei venuto, dio del sole. Keaton, allora... allora anche tu sei un dio! Karin! Cosa stai facendo? Va via! Subito! Andiamo presto. Adesso siamo al sicuro. Non accettare le sfide così facilmente, sciocca! Guarda che mi ha attaccato lei per prima! Io non avrei mai fatto una cosa simile. A proposito, Keaton, tu sei molto forte, ma come mai le ultime due volte non sei riuscito a... Keaton, che cos'hai? Il suo anello è come il mio. Com'è andata? Davanti a Luna è apparsa all'improvviso una dea sconosciuta. Purtroppo non l'ho vista mentre si trasformava in una dea. Non so perché sei così scettico, ma puoi fidarti di me se ti dico che è lei. Forse hai ragione. Se la nuova dea è con loro, siamo due contro due. Potrebbe essere un vero guaio. Io non credo. Quella ragazza è soltanto una novellina, Dani. Se ci liberiamo subito di lei, non avremo nulla da temere. Emily! È successa una cosa terribile! All'improvviso
spiegami com'è successo. Keaton si era trasformato. Trasformato? Sì, certo. Intendo dire, si era trasformato in un dio, non è vero? Ah, sì, ed era anche molto potente. Lui è molto potente, ma a volte gli capita di svenire all'improvviso. Ed è per questo che a Keaton non piace trasformarsi spesso. Non lo sapevo. In effetti non lo dice apertamente, ma so che gli dà molto fastidio. Tu non lo puoi sapere, ma quando era piccolo, Keaton era un vero piagnucolone. Davvero? Difficile crederci. I figli dei nostri vicini gli facevano dei dispetti e io lo difendevo e spesso trovavo il modo di vendicarmi. Oh, davvero? Non pensavo fosse così forte. Keaton e io siamo entrambi orfani, quindi dovevamo proteggerci a vicenda. Mm? Fin da piccoli noi siamo sempre stati insieme. Eravamo praticamente inseparabili in tutte le situazioni. Lui era fragile e contava su di me, gli ho fatto da madre. Quindi è come noi. Anche Keaton è un orfano. Ma poi, direi che fu intorno ai 10 anni, il carattere di mio cugino Keaton è cambiato all'improvviso. Cambiato come? Ascolta, Emily. Da oggi in poi imparerò a difenderti. Ti proteggerò sempre e sarò molto forte e potente. Si chiuse a chiave dentro la sua camera per 3 lunghissimi giorni. E questo è quello che mi disse quando uscì. Potente. E fu da allora che i suoi voti a scuola cominciarono a migliorare. Decise di prendere lezioni di arti marziali e così diventò molto potente. Comunque l'unica cosa di cui ha ancora paura sono gli insetti. È diventato forte e ora vuole proteggermi da ogni pericolo. Ma ultimamente sembra preoccupato. Perché deve proteggerti e da cosa? Non ne ho nessuna idea. Io ho provato a chiederglielo tantissime volte, ma mi ha detto solo che se non sarò protetta sparirò. Oh, come? E questo che cosa vuol dire? Non è mai entrato nei dettagli, ma da quel giorno mi è sempre stato vicino. Oh no, no. Potrebbe scomparire. Che cosa significa? Non so bene che cosa devo fare, ma non posso permettere che Emily sparisca. Emily ha detto che Keaton cerca di non trasformarsi perché vuole proteggerla, ma l'ha fatto per me. Si è trasformato per salvarmi. È stato così generoso da parte sua. Questa è la prova che finalmente ho degli amici. È una nuova famiglia. Devo fare qualcosa per loro. Oh, non aver paura. Da adesso in poi ti proteggerò anch'io. Oh, Karin. Davvero? Tranquilla, che siano frecce o proiettili, Keaton e io saremo vicini a te e ti difenderemo, costi quel che costi. Sei così premurosa. Ora ho scoperto che sono una dea, quindi puoi contare su di me, Emily. Ti ringrazio. Oh. Keaton, caro! Keaton, ti senti meglio? Insomma, diciamo di sì. Ho cercato di stare attento, ma sono svenuto di nuovo, purtroppo. Da oggi in poi non devi più preoccuparti. Adesso avete me, siete contenti? Ah? Hai detto che siamo dei e quindi ci aiuteremo a vicenda. Che cosa ti ha preso? Sei strana. Non sei più solo. Ci sono anch'io e ti aiuterò per sempre. Ah? La proteggeremo insieme. Grazie, ma in questo momento mi sento molto debole. Forza, non devi mai lasciarti andare, noi dobbiamo combattere. Ecco, cioè, potresti insegnarmi ad usare i miei poteri divini? Imbranata come sempre. Lo sapevo, tu non ti smentisci mai. Guarda che oggi sei tornato a casa soltanto perché c'ero anch'io. Sono svenuto perché c'eri tu. Poverino. Hai capito? Sai, Keaton, era da tantissimo tempo che non ti vedevo così sereno e rilassato. Non sono rilassato! La mia nuova casa. La mia nuova città. E poi, la mia preziosa famiglia. La mia nuova vita.
cominciata con loro. Forza, fino in cima! Se non ci riesci, non avrai la colazione! Oh, non potresti andarci più piano! Siamo una famiglia ora, no! まさか、お化けじゃないよね？覚悟る、覚悟る！